Benvenuti al mio canale, io sono Vania e come vedete sto senza trucco. Adesso ho finito di pulire il mio viso. Questo è il secondo video dove vi spiego come continuare a realizzare la vostra pulizia del viso a casa. Tra l'altro è una cosa molto semplice. E quindi se vi siete perso il primo video, allora andate al mio canale e guardate il video precedente a questo, dove vi ho spiegato a cosa servono queste prodottine e qual è la loro funzione. Quindi ragazze, per non far diventare questo video più lungo, allora cominciamo! Ebbene ragazze, adesso ho struccato e ho già lavato il mio viso, quindi è un po' umido ancora, però lo faccio diventare un po' più umido ancora di più, così. E prendo il mio scrub. Io sto utilizzando questo che è del marchio Palmer's. Veramente non so se questo marchio lo trovate qui in Italia, sconosco veramente questo, ma potete utilizzare qualsiasi altro tipo di scrub, come vi ho detto prima, tutto d'accordo al vostro bisogno e alla vostra tipologia di pelle. E vi lo faccio vedere, ups, è così, guardate, ok, fermati, è questo qua, quindi fatelo così molto delicatamente. Non andate a strofinare così con forza, perché se no quello che andate a realizzare è semplicemente graffiare la vostra pelle. Sì, infatti, perché sono dei granuli che vedete qua, anche se sono dei microgranuli, dovete farlo così molto molto morbido e molto delicatamente, con dei movimenti circolari così. Allora, cosa serve lo scrub? Lo scrub serve a rimuovere tutte le cellule morte, tutti i residui, sia di cellule morte, di smog, di sudore, di altre tante cose, del trucco se vi truccate come me, del trucco, di tutto quello. Quindi questo passaggio è molto importante realizzarlo 2 o 3 volte a settimana. E adesso vado a sciacquarmi il viso con abbastanza acqua. Ho già lavato il mio viso e veramente la sensazione è di freschezza. Sento la pelle super super lisa, cioè molto morbida, molto wow. Veramente non lo so se la telecamera riesce a captare veramente questo, ma di una sensazione di freschezza. Mi sento molto molto leggera, decisamente. Ebbene, dopo questo passaggio, adesso vado ad applicare un mascara o una maschera. Io sto utilizzando questa, che è fatta di melograno, ovviamente è una maschera che ha delle proprietà antiossidante e quindi vanno ad aiutare il nostro viso ad essere un po' più radiante e un po' più giovane anche quello. Cioè insomma, il melograno ha veramente tante proprietà per la pelle, quindi adesso vado ad applicare questo, anche se sembra una marmellata di fragola più che altro, vedete, ma è di melograno. Ha un buon odore! Veramente mi viene voglia di mangiarlo. Però lo vado a applicare così, senza toccare gli occhi ovviamente. Lo posso lasciare in posa da 5 a 10 minuti. E in questo tempo voi non dovete parlare, dovete stare così, come mummia. Lo lascio per 10 minuti e poi torno, ragazzi. Adesso ho tolto la maschera, come vedete l'ho tolto semplicemente facendo questo movimento, però comunque se volete potete sciacquare o semplicemente, come ho fatto io, fare questo movimento e toglierla così con la mano. Wow, magari vi fa anche un po' di depilazione. E vedete, la pelle è molto molto liscia, molto morbida, è una cosa fabulosa veramente. E lo stesso, prendiamo questo cotone, lo bagniamo un po' così. E adesso io prendo questo campioncino, che tra l'altro è un tonico, quindi lo applico su questo cotone. Applico questo tonico e poi vado a passarlo così con dei leggeri picchetti su tutto il viso. Il tonico serve
come se fosse una lozione astringente, ma la loro funzione è rinfrescare la pelle e togliere qualche eccesso di prodotto che sia rimasto nei pori. Ok, adesso che la nostra pelle è fresca, è leggera e si sente veramente pulita, una cosa fantastica. Adesso, quasi per finire, io sto utilizzando questa crema per contorno degli occhi, quindi io prendo un pochettino di questa crema, tra l'altro devo picchiettare con questo dito qua e la applico su tutto il contorno degli occhi, così faccio questo movimento piano piano, così, e poi applico una crema idratante che è questa qua, questa crema, e la applico su tutto il viso dalla stessa forma, picchiettando, facendo questo movimento così. E come vedete abbiamo fatto il nostro spa a casa e con questa crema finisco questo video. Comunque, se avete qualche dubbio o qualche commento da realizzare, lo potete lasciare qui sotto, ragazze. E adesso sì, abbiamo finito questo video. Se vi è piaciuto, allora come al solito lasciatemi pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e passate a cliccare questo campanellino qua, è molto importante perché così non vi perderete i prossimi video che vi caricherò. Quindi ragazze, io vi lascio tanti tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.